Siamo lati, cosa rappresenta per lei? Questo. È una persona capace, è una persona che è stata, diciamo, è entrata nel campo del centrodestra e poi l'ha visto estremizzarsi. È una liberale, viene da una tradizione familiare azionista. Papà è stato un partigiano, ha una grandissima attenzione, vocazione, impegno diretto, anche economico, nel sociale. È una persona che può governare la regione Lombardia bene dal punto di vista di relazioni internazionali. Insomma, a me sembra che abbia tutte le caratteristiche per essere un'alternativa sia per i cittadini che hanno votato centro-sinistra sia per quelli che hanno votato centro-destra. Qualcuno dice con questi numeri si fa più fatica. Qualcuno dice con questi numeri si fa un po' più fatica. A fare che? A conquistare la Lombardia per Letizia Marano. Vedrete. Io penso che Letizia sarà una grande sorpresa, anche perché abbiamo un presidente della regione che secondo me ha fatto malissimo, in particolare sulla pandemia, ma non solo, e abbiamo un candidato della sinistra che è molto molto a sinistra, che si alleerà con i 5 Stelle, del resto anche 5 Stelle e PD si avviano a fare una manifestazione unitaria solo sul reddito di cittadinanza, senza aver proposto nulla sulla manovra. Noi dobbiamo dare un'alternativa a queste due estreme, che sono non solo estreme, ma anche incapaci di governare con pragmatismo e buon senso.